Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Tradimento in vista per la Juventus, pronta a perdere un proprio big già a gennaio. Il gioiello va dall'ex bianconero. Prosegue la preparazione al rientro in campo di gennaio anche da parte della Juventus, ad oggi alle prese con le amichevoli di questo fine 2022. Dopo la fortuita vittoria contro l'Arsenal, ottenuta grazie a ben due autogol dei Gunners, la squadra di Allegri ha conseguito un altro successo non proprio entusiasmante, questa volta contro i croati del Rijeka. La compagine piemontese ha infatti trionfato grazie ad uno squillo di Moise Kean con un misero 1-0, anche se è doveroso precisare il largo utilizzo di giovani impiegati nel match. L'obiettivo principale della vecchia signora è quello di mettersi quanto più in forma possibile in vista della ripresa del campionato, al fine di proseguire con il filotto di ben 6 vittorie avviato ad ottobre. A inizio 2023 sarà però anche la volta del consueto appuntamento con il calciomercato invernale, che la dirigenza bianconera è intenzionata a sfruttare al meglio. Al netto dei possibili nuovi innesti, potremmo concretamente assistere anche all'addio di un big della rosa in particolare, pronto al tradimento con un ex bianconero. Dopo un terrificante avvio di stagione, culminato con la clamorosa e prematura eliminazione ai gironi di Champions League, nell'ultima frazione di campionato la Juventus ha messo in mostra un ottimo stato di forma. Sono infatti ben 6 le vittorie archiviate dalla squadra di Allegri, che ha così compiuto un importante balzo in classifica. Tra i protagonisti principali di questa cavalcata è doveroso nominare Adrien Rabiot, che è riuscito ad abbinare grande qualità e sostanza in fase realizzativa, come dimostrano i ben 3 gol e 2 assist realizzati. Il classe 95 è dunque ora uno dei punti di riferimento di questa Juventus, che però ha ora paura di perderlo prima del tempo. Il francese, il cui rinnovo sembra già definitivamente saltato, potrebbe salutare Torino già nell'imminente calciomercato invernale. Infatti, come riportato dalla BBC, il Tottenham degli ex Conte e Paratici avrebbe proprio l'ex PSG in cima alla lista degli acquisti in programma. Se dapprima era previsto un assalto solamente la prossima estate, vista la scadenza di contratto a giugno, ora gli Spurs sembrano decisi ad affondare su Rabiot già a gennaio. Queste sono dunque ore di riflessione per la Juventus, che potrebbe concretamente cedere alle richieste del club inglese, onde evitare di veder partire successivamente il proprio gioiello a parametro zero. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.